farci l'impasto. Ce n'è pochissima, eh? Fai uscire e facciamo vedere a fare la pasta. Ne butta, eh? Questo è il fusillo. Ok, facciamogli vedere a fare adesso il rotolo di pasta, poi facciamo per ravioli. Adesso vuoi fare la pasta riccia senza avere il coltello davanti. Non le vai di quelle pesci. Bene. Ne abbiamo poche di pasta, eh? Giusto per la prova. Riusciamo a fare due piccole bobine, giusto per fare sì, qualche sì, formato, che... dai. Sta finendo. Tanto l'essenziale è che si capisca com'è. La macchina fa in automatico la bobina, la pasta è già impastata dopo 15 minuti di lavoro nella vasca, farina e acqua. L'operatore stacca la pasta e la va a mettere sui due lati della macchina. Andiamo a produrre i ravioli. Mi metti lo stampo? Lo stampo si mette senza l'ausilio di nessuna chiave. Vai, metti pure il ripieno. Ecco, adesso sono scesi solo la pasta, senza ripieno. Andiamo a mettere l'imbuto col ripieno. Naturalmente noi stiamo usando un ripieno così, che abbiamo utilizzato, che è niente meno che un po' di preparato di patata. Tanto per dimostrare l'effettività che la macchina mette dentro già il ripieno in automatico. Come abbiamo visto prima, lo stampo adesso si trova che ha formato la pasta ma è senza ripieno. Naturalmente abbiamo messo pochissimo. Allora, buon amore, cambia bobina, se no non ne abbiamo più. Ok, fin troppo pieni, è troppo pieni. Sembra un cioccolatino, talmente che li ho fatti pieni. Bellissimo, ok. Ecco, quando va questo qua ne fa 80 kg. E qui abbiamo voluto mostrare che si può avere un ripieno molto pieno, che questo è eccessivo naturalmente, eh. Nessuno li fa così pieni, eh. È pazzesco. Con il ripieno centrato giusto. Con il ripieno giusto erano centrati.
Questo qui è il potenziometro del coltello, della taglierina. Può avere più misure. Sì, automatico, si punta in automatico. Fa la lunghezza che vuole. E questo invece è manuale, uno deve continuamente regolarselo. Se vuole la pasta lunga o corta, come vuole. Se non vai metti in automatico, ti dà tutte le stesse lunghezze. Adesso è in automatico. In automatico, ti dà la lunghezza sempre fissa, sempre la stessa. Puoi farla a nidi, come invece la puoi piegare anche a metà. Vai, aspetta. Ora cambiamo formato. Sì. E questa è la tagliatella, leggermente più piccola. E possiamo dire questa è più piccola, questa è la pappardella. Per cambiare il formato? Vai. Per cambiare il formato si tira indietro leggermente lo stampo, si sì. Fa una rotazione fino a quando si sente il click. Sì, e cambia la misura. Sì. Sempre senza nessuna chiave, senza niente. Si appoggia la pasta. Noi abbiamo fatto pochissima pasta, giusto perché stiamo facendo solo dalle prove. Solamente questa. Qui c'è da calcolare. Questo è un formato ancora più piccolo. Può fare a pezzettini, coltello è variabile, può fare la lunghezza, fammi una più lunga. Ecco. La lunghezza viene decisa da questo. Tieni in mano, fai vedere quanto è lunga. Ecco. Come potete vedere può farlo lungo quanto uno desidera. Ecco, adesso stiamo facendo le sfoglie. La sfoglia può essere di qualsiasi misura. Alla fine farla più lunga. La fai più corta. Pertanto, come vedete, si può avere la sfoglia a qualsiasi misura. Noi tra l'altro qui abbiamo sbagliato anche l'umidità dell'acqua, l'abbiamo fatta ad occhio, quindi la pasta è leggermente un po' morbida. Da qua si può regolare lo spessore? Questi due pomelli, me li fai vedere? Possiamo regolare lo spessore della pasta che vogliamo. Con questa sfoglia si può fare sia le lasagne, sia i canenoni, oppure anche dei ravioli fatti a mano. Basta, è finita la pasta? Sì, è finita. Comunque com'è? La macchina è facilissimo, non ha bisogno di chiavi né niente, pertanto è tutto regolabile sia il spessore della pasta, sia la tagliatella, ravioli, da qui si dosa il ripieno, questo pomello sopra più ripieno, meno ripieno, e qui si dà lo spessore della pasta, più fine o più grossa, e di qui abbiamo sempre i due manometri, due variatori che uno è per la sfoglia, tagliatelle e spaghetti, e l'altro invece è per la pressa. Qui ci sono quattro bottoni, fungo di emergenza, uno è la vasca, uno è il cilindro, uno è il taglierino e uno è la vibratrice. Possono andare anche contemporaneamente.